Letteratura in 10 minuti per parlare di Giuseppe Parini, nato a Bosisio, oggi si chiama Bosisio Parini, Lombardia, nella Brianza, nel 1729, vissuto fino al 1799 e morto a Milano. Parini fu soprattutto un precettore. Che cosa significa? Significa un pedagogo, significa un educatore. E infatti la sua prima opera significativa, datata 1757, ci parla del dialogo sopra la nobiltà. Figlio dell'illuminismo, Parini sente l'ingiustizia sociale di una nobiltà che prevarica gli interessi, la qualità di vita della borghesia. La borghesia è quasi in secondo piano, eppure anche se la borghesia, anche nell'ambito della rivoluzione francese, sarà riconosciuta come secondo stato, la borghesia è quella classe sociale che lavora. Chi produce i beni? La borghesia. Chi produce la cultura? La borghesia. E la nobiltà è molto spesso approfitta del ruolo della borghesia per esercitare invece i propri privilegi, i propri diritti antichi. Questa borghesia è sempre più significativa nella società europea, nella società lombarda, e deve rivestire un ruolo sempre più proprio. In questo senso il discorso di Parini si accompagna anche a quello di un altro celebre suo contemporaneo, che è Cesare Beccaria. Cesare Beccaria, che scrive dei delitti e delle pene. Cesare Beccaria è un suo amico, conoscente e stimato amico. Cesare Beccaria nei delitti e delle pene si pronuncia contro la pena di morte, ed è una novità assoluta, non nel tempo storico. E si pronuncia a favore di una classe sociale che è la borghesia, che deve diventare sempre più dominante, la società lombarda. Una società lombarda che è gestita in questo momento storico dagli austriaci, perché la Lombardia in questo momento è Austria. Quindi voglio dire che la capitale della Lombardia in un certo senso improprio è Milano, ma in un certo senso è proprio Vienna. E allora Parini, proprio dagli Asburgo, ha i suoi primi incarichi importanti. E anche la sua direzione di un importante giornale che si chiama La Gazzetta di Milano è una direzione che gli proviene dagli Asburgo, che sembrano essere dei sovrani illuminati, come nel caso di Giuseppe II, il figlio di Maria Teresa Asburgo, un sovrano che veramente sembra offrire la possibilità alla Lombardia di fare una svolta nuova. Ma questa svolta nuova non giunge in realtà, tant'è vero che si allontana sempre di più dalla politica filo-asburgica. Giuseppe Parini nel 1780 prende veramente le distanze. Quando arrivano i francesi nel 1796 con la Repubblica Cisalpina, ecco che Parini sente l'aria nuova e collabora con la Repubblica Cisalpina e collabora con i francesi. Ma ben presto si rende conto di quello che dirà più avanti Foscolo. Napoleone è un mercante di popoli, Napoleone non è attendibile, ai francesi non si può credere. E così si allontana dai francesi e simpatizza per il vecchio regime, quello che lui stesso con i suoi scritti aveva contribuito in un certo senso ad allontanare. Gli austriaci ritornano a Milano. E nel 1799, quando tornano gli austriaci, lui riesce a malapena a sfuggire a determinate persecuzioni che venivano organizzate da quei filo-austriaci che vedevano in Napoleone il grande nemico del conservatorismo. E allora ecco che per Parini si apre un periodo che potrebbe essere veramente estremamente deludente e amaro. Però non fa in tempo nemmeno a sentire questa amarezza, perché è proprio il 1799, l'anno in cui muore. Infatti la sua opera più importante, Il giorno, dicevamo che le due opere più significative sono Il dialogo sopra la nobiltà del 1757 e Il giorno, risente proprio questa forte critica all'aristocrazia. Ma l'opera più importante Il giorno, ecco, dicevo, esce completa proprio postuma.
E addirittura Dante Isella nel 1969 ricostruisce questa opera di Parini, un'opera che si divide in mattino, mezzogiorno, vespro e la notte. Ecco, quando si dice che si divide, si è un po' impropri nel linguaggio, dovremmo dire proprio che si completa nel mattino, nel mezzogiorno, nel vespro e nella notte. Che cosa troviamo nel giorno? È la storia del giorno del giovane signore. Troviamo delle note di classicismo, perché Parini si nutre di classicismo e anche di mitologia. Si nutre e fa nutrire la sua opera di una forte ironia e di una forte critica sociale. In buona sostanza, il giorno dice: io mi rivolgo al giovane signore, come dire, coloro che sono anziani, coloro che sono in là con l'età, ormai non sono più coinvolgibili, non sono più convincibili. E allora io mi rivolgo al giovane e faccio nei confronti del giovane questa azione pedagogica. Voglio loro insegnare che bisogna essere un po' tutti borghesi, anche i nobili. Debbono trasformarsi. Non è possibile che ci sia una borghesia che lavora e una nobiltà che, come si dice, sale sul carro e si lascia trascinare. È necessario che la borghesia che lavora sia supportata dalla nobiltà e che questo concetto delle classi sociali in un certo senso sia superato, perché ci troviamo di fronte alla necessità e all'urgenza che il mondo nuovo e illuminista passi attraverso questi percorsi. La nobiltà e la borghesia sono due classi sociali che devono concorrere entrambe alla crescita del progresso umano e non possono essere diversificate, e soprattutto non è possibile che la nobiltà sfrutti la borghesia in tutte le sue attività. L'attività della borghesia è un'attività produttiva, la nobiltà non produce nulla. Infatti, come si svolge il giorno del giovane signore? Lui si alza tardi la mattina, dopo che si è alzato di buon'ora il contadino, dopo che altrettanto di buon'ora si è alzato il fabbro, l'artigiano, ecco che si sveglia il nobile e quasi è ferito dalla luce del sole. E i valletti pensano veramente di coprirgli questo squarcio di luce che entra dalle finestre per non ferire il suo occhio. Lui tra un po' farà una colazione e il suo dubbio è se prendere il caffè o il cioccolato. E allora ironicamente Parini ci dice: meno male che c'è stata la conquista delle Americhe, che così è potuto salire sul tavolo del Signore il cioccolato e il caffè, altrimenti sarebbe rimasto privo il nobile di questa deliziosa, di queste deliziose bevande. E dopo il giovane signore si prepara ad una giornata completamente inutile e improduttiva. C'è un pranzo, c'è la visita a un'amica malata, c'è una lezione di musica, non perché lui sia interessato alla musica, ma perché va di moda così. C'è una lezione di francese, non perché lui sia interessato realmente a conoscere la lingua francese, ma perché è la moda che lo richiede. E poi verrà ancora una volta la sera e lui si preparerà ancora una volta per una grande festa, la festa con i suoi nobili, con questi semidei che continueranno a festeggiare mentre la borghesia continua a lavorare. È una società questa articolata in modo che le cose non possono più continuare così. Non è possibile che i nobili continuino a vivere dello sfruttamento dei borghesi. E quindi il giorno è l'opera, è il poemetto che celebra lo slancio della borghesia e anche il suo grido rabbioso nei confronti di una nobiltà che si riconosce nei propri privilegi, ma riconoscendosi nei propri privilegi si rifiuta di riconoscere i diritti di una borghesia che è sempre più dominante la stagione storica europea.